Genio, voglio che mi trasformi in un principe. Ma se è un desiderio serio, di le parole magiche. Genio, voglio che mi trasformi questo disegno in un sexy render animato. Se non sapete chi è Render, andate a cercare Vintail su Twitch, YouTube, ovunque, come le uscite di sicurezza di Aladdin, e allacciate le cinture, perché in questo non tutorial, dedicato a Ellie, una delle mie collaboratrici, vi faccio vedere un po' di retroscena dell'animazione in motion graphic di alcune delle scene di Intail, o meglio di Luxastra. Questo è un non tutorial, come ho detto, perché non vi sto a spiegare esattamente come funziona tutto, ma voglio darvi un'idea, un excursus di come funziona l'animazione di un disegno, che è una cosa che una volta capito il meccanismo, in realtà è piuttosto semplice. Per farlo avete bisogno innanzitutto di un ottimo disegno di base, quindi o imparate a disegnare o vi affidate a qualcuno che sa farlo. Un file a livelli di questo disegno, perché per poter animare le varie parti il disegno deve essere scomposto in varie parti, e di After Effects o Premiere. In questo caso io utilizzo After Effects del pacchetto Adobe, che purtroppo non mi paga usare ricca. Vediamo come funziona. La cosa comoda di Adobe, o Adobe che dir si voglia, è che i vari programmi, tra cui Photoshop, After Effects, eccetera, possono interagire tra di loro, quindi potete tranquillamente, una volta che avete il vostro file disegnato su Photoshop a livelli, importarlo direttamente così com'è, mantenendo già i livelli separati. Una volta che voi avete tutti i livelli, se siete avvezzi al disegno su Photoshop, appunto, o comunque in generale su programmi che prevedono il disegno a livelli, dovreste avere già un'idea piuttosto chiara di come funziona la sovrapposizione. Il fatto di avere un livello con lo sfondo, poi in questo caso un livello con il catino, un livello con l'acqua, un livello col corpo, con il braccio, con il bicchiere, eccetera, eccetera. Una volta che voi avete il vostro file a livelli, potete andare ad animare ogni singolo livello. Quindi in realtà la creazione di un'animazione efficace in buona parte ha successo nel momento in cui voi riuscite a pensare al vostro disegno a livelli e a come ogni singola parte può essere animata. Secondo me la cosa che funziona meglio in assoluto è quella di dare piccoli movimenti fluidi a ogni singola parte, in modo che una volta che si somma il movimento di un oggetto col movimento dell'altro, col movimento dell'altro, tutta questa somma di piccoli movimenti dà via a un qualcosa di uniforme, armonico e sempre in movimento, che dà l'effetto della vita piuttosto che avere uno sfondo fisso e un solo elemento che si sposta. La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere il livello dell'acqua e darci un effetto di distorsione che su After Effects si chiama. Come si chiama? Com'è che si chiama su After Effects? Turbolenza. Turbolenza. Si vede che me lo sono preparato benissimo questo video. Non ho acceso il microfono 2 minuti fa dicendo: beh, sì, lo faccio in 10 minuti. Ho dato un effetto di turbolenza al livello dell'acqua. In linea generale, voi avete una timeline. In questo caso le scene sono tutte composte da 10 secondi di animazione. Avete una timeline con l'inizio e la fine. Il movimento è dato generalmente dal fatto che la posizione, la grandezza o la forma dell'oggetto, del livello su cui si sta lavorando all'inizio è diversa da quello che c'è alla fine. Quindi si possono creare animazioni di rotazione, ad esempio inserendo un perno all'interno di un braccio e facendo ruotare dall'inizio alla fine da 0 a 3%, ad esempio, in modo che nell'arco di questi 10 secondi quell'oggetto, quel pezzo di disegno, ruoti di 3 gradi, 10 gradi o quello che è. Oppure alcuni elementi possono essere ingranditi e quindi possono essere zoomati o dezoomati dall'inizio alla fine. Oppure ancora c'è l'effetto marionetta che permette di ancorare alcuni punti, tipo all'interno di un braccio, come ho fatto in questo caso, per far sì che dall'inizio alla fine del movimento quell'oggetto si possa proprio deformare. Quindi si può applicare un movimento a un braccio in modo che oltre a ruotare, ad esempio, si allunghi o si accorci il gomito, diciamo, si pieghi in qualche modo. Si può spostare leggermente una testa. Come vedrete all'interno di questo video, ogni tanto è necessario, ad esempio nella parte del braccio, andare a rilavorare sul file di Photoshop per aggiungere degli elementi, perché se noi andiamo a spostare una parte di disegno e dietro a questa parte di disegno non c'è nulla, ovviamente si vedrà lo stacco.
E quindi dovremmo andare a compensare la parte mancante dietro al disegno. Per questo dovete avere molto chiaro come funziona un disegno a livelli. In questo caso, spostando il braccio che tiene il bicchiere di vino, il muscolo andava a sovrapporsi al pettorale e ciò era molto sbagliato visivamente, per cui ho dovuto aggiungere un pezzettino di pettorale sopra in modo che andasse a coprire questa falla. La cosa divertente è che in generale è piuttosto comodo perché se voi partite dal file di Photoshop e modificate dei livelli già esistenti, nel momento in cui li salvate, la modifica si applica anche automaticamente al file di Premiere o di After Effects su cui state lavorando, mentre se aggiungete dei nuovi livelli ovviamente dovrete importarli in altro modo. Come vedete comunque la somma di tanti movimenti è quello che poi dà l'effetto di reale, di vivo all'immagine. Ogni singolo livello generalmente lo animo anche solo leggermente. Può essere un lieve spostamento, come ad esempio quello di un braccio che ruota e va verso l'acqua, può essere un braccio che si piega e si ruota e va verso il volto del personaggio, può essere un livello di vapore acqueo che sale o si zoom, può essere addirittura un effetto di sfocatura. Se avete un file con molti piani, quindi oggetti in primo piano, a metà e molto distanti, potete giocarvela anche con l'effetto della sfocatura, quindi mettere prima a fuoco gli oggetti in primo piano e poi quelli in fondo o viceversa. Potete cambiare l'opacità di alcuni livelli per far comparire delle cose, ad esempio del fumo o un qualcosa che si illumina e diventa all'improvviso luminoso e accecante. Potete veramente fare di tutto con poco. Addirittura potete aggiungere degli effetti trovando dei footage su YouTube o in altri siti con effetti di luci, sparkle, flare, fiamme. In questo caso, essendo una vasca di acqua calda, ho cercato un footage di vapore acqueo per dare ulteriormente l'effetto di aria calda e umida che saliva, dando poi al tutto, alla fine, un effetto di sfocatura, come se il vetro della telecamera si annebbiasse, e aggiungendoci addirittura sopra un footage, un video di acqua che forma le goccioline sul vetro, come se questa immagine estremamente hot stesse andando a proprio fare della condensa sul vetro della nostra telecamera. La somma di tutti questi movimenti piccoli di per sé, perché se voi prendete ogni singolo livello, poi sono dei cambiamenti minimi, ma una volta che avete tanti livelli e ognuno di questi si anima leggermente, alla fine ottenete un effetto piuttosto uniforme e interessante. Si può anche giocare poi con uno zoom totale dell'immagine per dare ulteriormente immersività alla nostra scena. Come vi ho detto, non è un tutorial questo qui, ma spero che vi sia piaciuto vedere un pochino come nasce una di queste scene. A me è piaciuto e piace tantissimo fare questa cosa perché non è una cosa difficilissima, non è molto lunga, in genere richiede un quarto d'ora, 20 minuti la creazione di una di queste scene, dal momento in cui ovviamente avete il disegno già pronto e già fatto a livelli. Più livelli ci sono, ovviamente, più l'effetto sarà migliore. Eviterei di fare 8600 livelli, comunque di solito 7-8 livelli sono un ottimo compromesso per avere varie parti che prendono vita senza diventare scemi con 8 miliardi di oggettini, cose minuscole. Trovate sicuramente tantissimi tutorial già online, non ha senso che mi metta a farvene uno io, perché sarebbe una cosa lunga, tediosa, non ho tempo di farla, però anche perché molti di quelli che mi seguono in realtà non è che hanno l'intenzione di animare le scene, però volevo far vedere quanto poco a volte basti per creare qualcosa di particolare e unico che vada ad enfatizzare delle immagini. A me si scalda il cuore in realtà a vedere quanto quello che è un disegno con queste semplici modifiche applicate sopra abbiano tutto un altro aspetto, prendano letteralmente vita e passino a un altro livello, pur fondamentalmente rimanendo le stesse immagini di prima, ma dando quel qualcosa di cartone animato quasi, di film. E mi piace tantissimo perché apprezzo veramente tanto il lavoro che fanno
gli artisti di Entail sono un gruppo fantastico, io adoro lavorare con loro, adoro fargli un po' da mamma, forse un po' troppo, sono un po' tonta, e questo voleva essere un po' il mio regalo per loro per dare importanza a quello che fanno. Su YouTube ho anche caricato tutte le scene di Intel che sono state fatte per chi segue gli episodi in modo che possiate goderveli senza doverli cercare all'interno dei vari episodi, con linkati nell'info box ovviamente il nome e la pagina Instagram di tutti gli artisti che hanno collaborato. Niente, volevo farvi vedere questo scorcio del magico mondo della motion graphic, con la speranza che possa incuriosirvi e che qualche disegnatore magari si appassioni anche a questa forma un po' particolare di arte, perché è più una cosa tecnica, non è particolarmente artistica, nel senso che non bisogna avere doti di disegnatori per far l'animazione di per sé, però comunque vi permette di metterci del vostro, perché anche solo decidere come animare, cosa animare, come zoomare, quando non zoomare, che luci mettere. È comunque un processo creativo molto interessante ed è veramente divertente. Se avete tempo che vi avanza per studiarvi un po' un programmino, io ve lo consiglio perché vi darà veramente tanta soddisfazione. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo dietro le quinte e io torno a lavorare come una schiava egiziana. E ci vediamo prossimamente, mi trovate su Twitch oppure boh, quando fuori vado a fare la spesa, altrimenti non esco mai. Buone vacanze o qualsiasi cosa facciate.